Siamo così abituati a vedere dipinto il nostro mondo che dimentichiamo di apprezzare i colori che ci circondano. Immagina cosa accadrebbe se il colore maggiormente presente in natura all'improvviso scomparisse. Come sarebbe il mondo senza il verde e cosa significherebbe per noi viverci senza? Il verde è uno dei colori più ricchi che ci siano. Ha il maggior numero di sfumature e tinte. Inoltre possiede la più ampia gamma di significati. Il verde mescolato con un giallo acceso sembrerà bello e succoso, ma se lo mescoli con un giallo pallido e il marrone sembrerà spento e inquietante. Il verde scuro è associato alla ricchezza e all'affidabilità, ma se lo rendi un po' più scuro sarà collegato all'avidità e ricorderò l'ambiente militare. Qual è la cosa che preferisci di colore verde? La mela? Le luci dell'aurora boreale? I fumetti dell'incredibile Hulk? Immagina se all'improvviso perdessero colore e diventassero grigi. Ti piacerebbero lo stesso? Fammi sapere nei commenti. Il verde è principalmente associato alla natura per una buona ragione. Dobbiamo la nostra vita a questo colore perché la maggior parte della flora è verde. Questo lo rende il colore più importante al mondo. Ogni cellula nella maggior parte delle piante contiene una sostanza chiamata clorofilla. È in grado di trasformare la luce solare in energia. Durante questo processo, le piante consumano anidride carbonica e producono ossigeno. Dal momento in cui questo meccanismo è apparso sul nostro pianeta, ha portato alla creazione di forme di vita complicate, fino alla nostra esistenza. Per questa ragione, il verde è anche associato a tutti i movimenti che vogliono preservare l'ecologia del nostro pianeta. Che colore si potrebbe usare per promuovere questo movimento se non il verde? Se l'emblema di qualche organizzazione è il verde, saprai immediatamente che si tratta di riciclaggio, pulizia ambientale o conservazione della specie in pericolo. Alcuni di essi includono spesso la parola verde nei loro nomi, come ad esempio Greenpeace, perché è diventato sinonimo di sostenibilità e natura. Oltre che nell'ecologia, il verde è uno strumento usato nel marketing e nel branding, essendo uno dei colori più legato all'affidabilità e alla sicurezza. Molti marchi lo usano a proprio vantaggio. Siamo sempre attratti dai semafori verdi e dai negozi, soprattutto nelle grandi città dove lo stress e la pressione sono inevitabili. Se non ci fosse il verde, la maggior parte dei marchi userebbe il blu come unica alternativa, grazie al suo richiamo naturale. Ma sarebbe troppo scuro e monotono. E non è una coincidenza che il verde sia il colore della banconota da un dollaro. Il biglietto verde è di questo colore non solo perché nel XIX secolo questo pigmento era economico e facile da reperire, ma per simboleggiare quanto il dollaro fosse una valuta affidabile. Il motivo principale dell'uso del verde è perché all'epoca era possibile falsificare un dollaro solamente scattando una foto. Precedentemente la fotografia era in bianco e nero e non era in grado di riprodurre il colore verde. Oggi la falsificazione è più complicata. Ma il pigmento verde usato nelle banconote si è dimostrato più scuro, poiché non sbiadisce con il tempo. Penso che il motivo principale per cui le banconote da un dollaro sono verdi è per ciò che rappresenta simbolicamente questo colore. Potrebbe anche essere che questo legame tra il colore verde e il denaro sia il motivo per cui il verde è considerato il colore della fortuna. Conosci quelle fiabe sui quadrifogli e quel nano verde con i suoi portafortuna che possono rendere ricco chi li trova? Tutti questi racconti provenivano dall'isola Smeralda in Irlanda e sono diventati famosi in tutte le culture occidentali. Immagina se ora Leprechaun indossasse una giacca e un cappello dorati invece che verdi. Sembrerebbe una stella della discoteca e non un simbolo della fortuna. Anche altre tradizioni da tutti conosciute perderebbero il loro significato. Quali sono i colori simbolo delle vacanze? Il bianco, il rosso e il verde. Anche se in questo caso il verde non è così significativo come gli altri due, senza gli altri colori non sembrerebbero così allegri. Il colore rosso è associato principalmente alla gioia, ai sentimenti forti e al maggior flusso di sangue quando sei eccitato. Il verde simboleggia un nuovo inizio, la pace e la calma che bilanciano il rosso per il periodo dell'anno preferito da tutti. Il verde è anche molto importante nel design. Un'auto verde scuro sembrerebbe lussuosa, mentre una verde brillante indicherebbe la creatività e la giovinezza del proprietario. La stessa cosa vale per l'interior design. Con così tante sfumature di verde puoi dipingere un ufficio in casa o una camera per bambini.
Il verde è spesso evitato nella progettazione degli edifici, perché la maggior parte dei segnali di uscita di emergenza e delle frecce in tutto il mondo sono verdi. Se non fossero di questo colore, non sarebbero efficaci. Se un incendio scoppiasse in un edificio, si diffonderebbe rapidamente. Se i segnali che portano alle uscite di emergenza fossero solo bianchi, non si vedrebbero attraverso il fuoco. Il verde è efficace perché produce un contrasto maggiore rispetto agli altri colori. Inoltre, il verde è associato alla sicurezza. Infatti, sin da quando siamo piccoli, apprendiamo che quando il semaforo è verde si può passare. Se non fosse verde, verrebbe sostituito con il blu, ma potrebbe trarre in errore. La frase luce verde è diventata sinonimo di inizio o andare. Anche le farmacie di tutto il mondo preferiscono usare le croci verdi. Sono segni immediatamente riconoscibili che facilitano l'individuazione di una farmacia in qualsiasi momento. Potrebbero usare una croce rossa come simbolo universale della medicina, ma porterebbe a pensare che si tratti di cliniche o pronto soccorsi. Questo errore potrebbe essere pericoloso, quindi il verde è considerato l'opzione migliore per le farmacie. Si pensa anche che il colore verde abbia alcune qualità curative. Questo colore è anche un segnale di avvertimento se qualcuno si sente male. Hai mai sentito l'espressione essere verde di invidia? Se il viso di qualcuno ha una tonalità verdastra, potrebbe essere un indizio sulla salute di questa persona. Può essere anche un segnale di pericolo se lo trovi su un vecchio pezzo di pane o formaggio. Sai subito che è scaduto e devi buttarlo nella spazzatura. Il verde ha anche un significato sacro nelle pratiche spirituali che hanno molto a che fare con la medicina e il miglioramento di se stessi, come ad esempio lo yoga. Secondo questo insegnamento, il verde è il colore del chakra del cuore, che è il collegamento principale tra chakra superiori basati su bisogni significativi e spirituali, e chakra inferiori che rappresentano bisogni naturali che sono inevitabili nella natura dell'uomo. Quindi il verde è il colore dell'equilibrio. È stato anche dimostrato che un dipinto o una foto con i colori verdi appeso nella tua stanza ti renderà più stabile. Ricorderete che Kermit la rana nel film Muppet cantava «Non è facile essere verde» e ha ragione, ma sarebbe tutto più brutto senza il verde. Se hai imparato qualcosa di nuovo, lascia un like al video e condividilo con un amico. Ci sono altri fantastici video che ti piaceranno. Basta fare clic a sinistra o a destra e rimanere sul lato positivo della vita.